Buongiorno a tutti, ho il telefono in mano perché non voglio dimenticare neanche un nome di tutte le persone che hanno lavorato con me a questo progetto utopico, come ha detto Roberto. E inizio dal dire che è una grande felicità essere qui con voi oggi e a maggior ragione vedere tante facce amiche. Ieri, con una giornata di sole meravigliosa, complice forse il Milano Art Week, ho visto questo parco popolarsi di famiglie che giocavano, facevano picnic, e per la prima volta in questi 3 anni ho capito del tutto che cos'è questo progetto. È un progetto assolutamente aperto a tutti e di cui noi oggi vediamo solo un frammento. Anche la collocazione della mia opera, per esempio, che è in un'area, diciamo, quasi di cantiere, dobbiamo tutti immaginarla quando il palco sarà finito, donne di verde la circonderanno e sarà sempre di più l'unica strada d'aspetto dove chi aspetta decide che cosa sta aspettando. E torno all'elenco di nomi e mi fa super piacere ricordare in primo luogo tutto il dipartimento curatoriale, a iniziare dall'assessore Filippo Del Corno, che ha sostenuto il progetto fino dal giorno 1, il dipartimento curatoriale, quindi nella persona di Roberto Pinto, Katia Angelova e Angela Maderna, Tolusso, Alessandro Borgo, Marina Reisner, Giorgio Vitali fra tutti. E poi un compagno di viaggio fondamentale che mi ha seguito in tutto il processo realizzativo per oltre 3 anni, dall'idea progettuale alla fase esecutiva, l'architetto Tiziano Colombi, a cui vorrei faceste tutti un grandissimo applauso. Grazie Tiziano. E poi, sempre per tornare alla fase progettuale, per l'assistenza, le consulenze, le immagini 3D, Dario Frettoli, Marica Martella, Yaser Ramadi, l'architetto Matteo Gerevini, l'architetto Benassi Nunzio, Daniele Gasparinetti, Daniela Storti e Mirko Rizzi. Grazie mille. Grazie in particolare anche all'avvocato Ivan Frioni. Grazie mille Ivan per avermi seguito e sostenuto nel tragitto verso il Freedom of Speech, di cui quest'opera, diciamo, si veste, ed in generale per avermi seguito in un'opera che a tutti gli effetti non ha precedenti storici e con la quale, in molti ci hanno detto, stiamo facendo giurisprudenza. Ringrazio inoltre l'ingegnere Fabrizio Salvagnini e tutte le persone che hanno lavorato all'opera per conto di Technovision e LEDbox, tra cui Claudio Zambiasi, Simone Sacchi, Prost Ghislaine, Magnani Davide, Paolo Chiappari, Nunzio Lecce, Renato Magni, Alessandro Archi, e per aver installato l'opera per 8 ore sotto la pioggia, l'unico giorno che a Milano pioveva, e per non essersi ammalati, a differenza mia, Samir ed Enrico. Grazie mille. SV Metalli e, last but not least, le persone che hanno lavorato con me alla realizzazione del software, Pascal Vinci Domini e Pasquale Carucci di Fluid Next. Ecco, ci tenevo appunto, per quanto, diciamo, la nostra forza sia quella di svegliarsi ogni giorno con una nuova idea, in realtà il lavoro è assolutamente collettivo, e per questo è uno dei motivi per cui ci tenevo particolarmente a ringraziare tutti. Elencare tutte queste persone perché mi hanno seguito molto da vicino, hanno creduto con me nella possibilità di fare atterrare quest'idea sulla realtà. E come vedete è atterrata da poco, si vede proprio il terreno sconnesso vicino all'opera, è atterrata da qualche giorno. Questo perché credo che la massima ambizione di un'opera d'arte sia quella di entrare nella nostra vita non come eccezione dal quotidiano, ma con un'estetica che fa già parte della nostra vita. Quindi vedete, questo metallo lo riconoscete tutti, è semplicemente, diciamo, più grande di altri metalli che conoscete, di altre fermate dell'autobus, è proporzionato alla panchina. Abbiamo scelto questa collocazione perché volevamo lavorare con estetiche contestuali preesistenti, quindi la panchina non l'abbiamo disegnata noi, è esattamente la stessa panchina che trovate nel resto del parco. E quest'idea, che è nata dal rintracciare un po' quello che è stato il filone di chi ha avuto il mio ruolo all'interno della società prima di me,
e quindi di chi si è chiamato artista nella storia dell'uomo, che è quello in fondo di tentare anche solo per un attimo di bloccare quella meravigliosa esperienza di default che chiamiamo vita in un'opera. E questo sarà il tentativo da oggi in poi, cioè quello di tentare ogni giorno di far sì che la vita rientri nell'oggetto e comunichi la sua potenza in tutta la sua forma possibile. Sono disponibile a domande e per oggi direi che più che ringraziarvi per la presenza non c'è altro da aggiungere. Grazie mille. Allora, ci